Ciao a tutti, sono Dario Pinelli e vi prometto che alla fine di questo mio corso voi saprete improvvisare nel jazz ma anche nella musica moderna. Io ho deciso di fare un corso realmente pratico di approccio all'improvvisazione jazz e moderna. In che senso? Generalmente si spiega la teoria armonica per arrivare alla pratica. Questo metodo non dà sempre dei buoni risultati perché il modo di recepire determinate nozioni non è uguale per tutti. Quindi noi partiremo dalla pratica e la motiveremo all'occorrenza con la teoria. Questo renderà più facili le cose. Il modo di improvvisare che sto per spiegarvi prende spunto dal jazz europeo, il gypsy jazz, quello di Django per intenderci, ma è applicabile in mille situazioni con determinati accorgimenti. La cosa bella è che riesce a creare sonorità molto diverse dallo standard della chitarra a cui siamo ormai abituati. Dunque noi prenderemo lezione per lezione un accordo maggiore, minore, di settima, di sesta, di nona e le relative sostituzioni agli accordi fondamentali, eccetera, e andremo a sviluppare gran parte di tutti i possibili schemi di fraseggio sullo stesso accordo. Cominciamo con gli accordi maggiori. Prendiamo come riferimento l'accordo di Sol, Sol maggiore. Oltre alla normale relativa scala maggiore con le possibili alterazioni e diversi modi di applicazione, andiamo a vedere gli arpeggi sull'accordo in tutte le posizioni possibili del manico, in maniera tale che in qualunque posizione ci troveremo prima, potremo facilmente agganciarci all'accordo in questione. Per facilitare le cose, dividiamo il manico in settori. Per settori intendo delle divisioni mentali che faremo sulla tastiera della chitarra e che porteranno la mano ad essere più comoda e veloce negli spostamenti e più sicura nel suonare. Primo settore, secondo settore, terzo settore, quarto settore, quinto settore, poi si ricomincia. Adesso vedremo perché. Quindi cominciamo a sviluppare i settori, prima con gli arpeggi sull'accordo e poi con le scale. Allora, primo settore. Secondo settore. Terzo settore. Quarto settore. E quinto settore.